Abbiamo fatto il regalo, ora facciamo il bigliettino per la festa del papà. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un mega bigliettino facile facile, veloce veloce per la festa del papà, con ciò che abbiamo in casa e nulla di più. Un bigliettino che parli appunto di casa, di famiglia, di quotidianità, di gesti reiterati nel tempo, dei gesti che i nostri figli osservano quando noi ritorniamo magari a casa dal lavoro. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, però ti devo chiedere una cosa: se vuoi contribuire in maniera attiva alla vita del canale, puoi farlo cliccando sul pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale. Io ti sarò grata per questo e sappiate che tutti i contributi che voi vorrete mandare verranno reinvestiti nel canale per le migliorie da apportare in questo spazio. E grazie se lo farete, ma non vi preoccupate se non potete farlo, non succede assolutamente nulla. I contenuti di Arte per te rimangono fruibili e visibili da tutti sempre. Se invece volete contribuire ad aiutarmi in maniera attiva, in maniera morale, potete innanzitutto regalarmi un pollice in su e condividere questo video sulla vostra pagina Facebook e poi venirmi a trovare anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa, che sono contenitori, anche quelli molto curati e divertenti, di contenuti alternativi a quello che è il mondo della creatività. In uno infatti parliamo di cucina e in un altro chiacchieriamo e parliamo delle cose, degli argomenti più affini alle donne. Ma non solo, ho anche molti ragazzi che mi seguono, quindi grazie se verrete anche di là. Vi aspetto anche su Instagram, il grande contenitore fotografico che racchiude tutti e tre i miei canali, in cui vi do le anteprime dei vari contenuti che andrò a caricare durante la settimana, un modo per stare con me in compagnia lungo tutto l'arco della settimana, seguendomi su tutti i miei social. Quindi grazie se lo farete. Adesso però basta cianciare e parliamo del papà. Andiamo a preparare il nostro bigliettino per la festa del papà. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per un bellissimo bigliettino per la festa del papà. Innanzitutto un paio di forbici normali e un paio di forbici a zig zag. Dello scotch spessorato biadesivo. Una matita, dei pennarelli, io uso i color brush della Pentel per scrivere meglio il messaggio del colore che preferite, due cartoncini del colore che preferite, uno 11 cm x 14 e un altro 22 cm x 13,5. Delle striscioline di carta con dei decori, un 5-6 con decori diverse, tre striscioline di carta con dei colori brillanti, dei bottoncini, una fustellatrice che faccia il buchino alle pagine, oppure le forbicine per ritagliare dei tondini, e una pinza con le punte arrotondate, e infine una graffetta come questa. Iniziamo subito. Il cartoncino 22 x 13,5, come prima cosa pieghiamolo a metà perché sarà il corpo della nostra card, quindi basterà segnare il centro e piegarlo. Prendiamo invece l'altro cartoncino e con le forbici a zig zag ritagliamone tutti i bordi. Facciamo in modo che le punte dello zig zag arrivino proprio al margine del cartoncino. A questo punto prendiamo lo scotch biadesivo spessorato, tagliamone qualche pezzetto, voilà, appiccichiamolo sugli angoli della card con i margini a zig zag e appiccichiamolo sul fronte del nostro bigliettino, così. Adesso passiamo alla seconda parte del nostro progettino. Prendiamo un pezzettino di carta che sia lungo almeno un 10 cm. Io ho preso del tutto a caso la misura, vabbè, 9 cm andranno benissimo. E dal centro facciamo 9 cm per un 3. Taglio a V la fine, così, perché dovremo fare le cravatte del papà. Salgo in obliquo un pochino, 1 e 2, con dei tagli appunto obliqui, così, ed elimino l'eccesso laterale.
1 e 2. Così, a questo punto piego in avanti e poi indietro un pochino, lasciando un centimetro piegato in questo modo. Così. Ok? E piego su se stessa la parte superiore, così. Con un punto di colla incollo il retro, così. Quindi accorcio leggermente i laterali, che sono troppo lunghi, e ripiego all'indentro uno e due, e verrà fuori una cravatta. Naturalmente queste alette dobbiamo incollarle. Fate un 4-5 cravattine tutte in questo modo e mettiamole da parte. Adesso prendo la mia graffetta e allargo un po', così, il margine esterno, prendo il margine interno e tiro su anch'egli, così. Arrivati a questo punto dove i due margini si incontrano, entro la mia graffetta, la mia pinza, e tiro su creando questo giochino, e con sempre la pinza taglio leggermente l'eccesso di graffetta. Tacchete e premo. A questo punto tiro in dentro l'altro pezzettino di pinza, dell'altro pezzettino di fil di ferro, e lo avvolgo sulla mia mini gruccia. Così potete fare anche le grucce di Barbie. Allora, mettiamo da parte anche la gruccia. Abbiamo fatto le cravatte, abbiamo fatto la gruccia, abbiamo fatto il bigliettino. Adesso prendiamo i nostri pezzettini di cartone. Innanzitutto con le forbici tagliamo dei pezzettini rettangolari che siano 1,5 cm per mezzo centimetro, così. Oppure 2 cm per mezzo centimetro. Dal disavanzo fustelliamo delle palline, 3 del colore del cartoncino lungo 2 cm, 2 del colore del cartoncino lungo 1,5 cm e largo 0,5 cm. L'altro fatelo come volete. Io l'ho fatto 1,5 cm, quindi altre 2 palline. Ora con lo scotch biadesivo tagliamo dei micro pezzettini, proprio minuscoli, che adageremo dietro ognuno dei pallini, e dobbiamo fare attenzione che non fuoriescano da essi. Adesso con molta pazienza stacchiamo i micro pezzettini e adagiamo i pallini sui nostri cartoncini, ognuno quello del suo colore. Simuleremo così dei Lego, delle costruzioni. Perfetto, è tutto finito. Abbiamo qui i bottoncini, qui le finte costruzioni, i finti Lego, qui le nostre cravattine ben finite. È ora di assemblare il tutto. Prima con una matita segno un po' l'andamento della mia carta. Allora, io voglio scrivere: appendi la cravatta e gioca con me. Auguri Papi. No, punto esclamativo. Che ne dite? Allora, cominciamo. Vado di blu nella prima parte, e quindi ora io cambierò tutto, ragazzi. La appendi la cravatta è soltanto per me la linea guida. Appendi la cravatta. Prima di far asciugare tutto, appiccico sull'interno
i mattoncini, uno, così, chiudo, assemblo la parte anteriore, poi qui cancellerò la matita in un secondo momento. Come prima cosa, con un punto di colla sulla base della gruccia, appendo la gruccia e poi attacco le varie cravatte alla gruccia, sempre con un punto di colla. Quindi qui abbondiamo, lasciamo asciugare le nostre cravatte e per abbellire un po' il tutto a mo' di pois metterò qualche bottone proprio a indicare la sbottonatura della camicia, che significa che papà è a casa. Si toglie la camicia, si fa la doccia e viene subito a giocare con voi. Finito! Adesso aspettiamo 10 minuti 10, dopodiché tolgo la tolgo le scritte a matita e vi faccio vedere il risultato finito. Appendi la cravatta e gioca con me, papino! Non è fantastico? E allora fate il vostro bigliettino per il vostro papà scrivendo il messaggio che più vi piace. Un altro messaggio carino è: appendi la cravatta anche senza, sei un figo, per esempio, sarebbe un altro messaggio carino da dare al papà, tipo se il papà è molto sportivo. Oppure: mamma ti dice di mettere la cravatta? Ma no, sei bellissimo anche senza, una cosa del genere. Insomma, adattate al vostro papà questo bigliettino. Il nostro recita, come vi ho detto: cravatte svolazzanti, bottoni scoppiettanti e tanto tanto amore. Auguri a tutti i papà, vi lascio alle foto. Ciao! Il nostro bigliettino non è davvero delizioso? Parla, come vi dicevo nell'intro, di casa. Sapete, quando i papà tornano a casa sfatti, si siedono un attimo in poltrona, si allentano la cravatta e dicono si decomprimono. Ecco, è in quel momento che i papà dovrebbero appendere la cravatta e giocare con i propri figli, e magari proprio con le costruzioni e con i Lego. Ci sono tutti gli elementi che parlano di quel gesto: la sbottonatura della camicia, l'appendere la cravatta e la richiesta che arriva puntuale da ogni figlio: papà, giochi con me. E noi genitori non facciamoci attendere, anche se siamo stanchi morti, facciamolo, giochiamo, giochiamo con i nostri figli. Vi auguro una vita piena di gioco e vi auguro che vostro figlio vi chieda sempre di giocare con lui. Quindi auguri, auguri, auguri a tutti i papà, e che ci siano grandi e lunghi pomeriggi di gioco per tutti voi insieme ai vostri piccoli. Basta parlare, vi ho tenuto qui anche abbastanza, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao e auguri a tutti papà, buona festa del papà!